Allora, vi faccio lo svuoto alla spesa dell'S lunga. Ovviamente abbiamo messo tutto a posto perché giustamente si squagliavano le cose e poi dovevo fare altre cose di fretta. Per cui, latte. Ho preso la confezione di latte, parzialmente scremato questo qua. Praticamente tutta la confezione. Poi, bibite. Ho preso questo succo d'arancia, poi succo di pesca, ho preso l'aloe vera, questa qui è buona, confezione di coca, infatti una già aperta, confezione di pesca, San Benedetto, questa qua succo. Altro succo all'albicocca, un altro succo questo qua all'altra albicocca e la Pepsi. Queste sono le bibite. Poi cipolla e scalogno con pane bauletto, banane. Poi ho preso il vino, questo qua, uno vino bianco e uno vino rosso che è il Chianti, questi qua l'arancia i succhi, non mi viene il nome, un'altra confezione di aloe vera che ovviamente abbiamo finito ed era buona. Ho preso le pile, queste qua che mi servivano della Duracell, ho preso la spray, questa ne ho presi due, che ovviamente come ovvio, questo è il giorno dopo, però vabbè, ve lo faccio vedere. Poi, focaccia, questa è la cipolla per portare al lavoro ed è ancora buona. Freezer, ho preso due di misto funghi porcini, c'è uno lì, questo, una confezione di vongole per fare la pasta al pesce, ho preso questi, poi questi qua sono surgelati grigliato, verdure grigliate. Due pacchi di verdure grigliate. Le brioche, quelle semplici, ho preso due pacchi. Perché ovviamente li mangio per il lavoro quando sono di fretta. Abbiamo preso due confezioni e una confezione di 2 kg di gamberi argentini, questa qua, sempre per fare la pasta. Poi due confezioni di pizza, questa qua, margherita. Mi hanno detto che, cioè, le persone dicono che è buona. E allora l'ho comprata per vedere, costava di meno, mi sembra 2 euro. E ho detto li provo. Infatti, sono due pizze al margherita. Li provo e poi vi faccio sapere. Poi, ho preso il gelato, questo qua, la panna dell'S Lunga. L'ha preso lui, mi sembra per le fragole. Poi, pane, questo qua morbido. Fatto così, due confezioni e abbiamo preso due confezioni di queste dello sughetto alle cozze, fatto così, e queste le code di gambero argentino per fare ovviamente la pasta. Ne abbiamo presi due, uno e due. Solo le cose che vi ho comprato vi faccio vedere, tutte le cose che ho ovviamente non ve le faccio vedere. Poi, frigor, ho comprato i crodini, sempre per gli ospiti se arrivano, due di succo, succo d'arancia, ne ho presi due perché queste le uso appunto per colazione veloce quando vado al lavoro. Panna caffè, due confezioni, ce n'erano due di
praticamente così, e ho preso due confezioni. Questo Kinder al cocco per provarlo e poi per far merenda. Colazione ne prendo uno e ovviamente lo mangio quando, prima di andare al lavoro. Questo qua, vabbè, latte. Ho preso 20 uova, due confezioni di uova. Sottilette, queste qua, per la pastina, ne ho presi due pacchi. Poi, vabbè, altro crudino. Ho preso due confezioni di Nesquik, 1 e 2, due confezioni di Nesquik per il lavoro, sempre per il lavoro. La ricotta, questa qua. Poi ho preso due pacchetti di trofie e due di orecchiette, per cui sono due orecchiette. Una c'era già comunque. Io ho preso praticamente pasta fresca. Due confezioni di fragole, che farò la ricetta nel secondo canale, per cui se volete la ricetta delle fragole congelato, ovviamente la trovate sul secondo canale. Questo per fare il ragù, che è praticamente due cipolle, due carote e il sedano. Infatti farò il ragù e ho preso due di queste. Una confezione di arance, due pacchi di carote, che la maggior parte sono per i conigli, però di solito lo uso anche per fare il ragù. Invece qua ho preso le zucchine, queste qua, le olive, queste qua verdi, ho preso le cipolle, queste, poi ho preso questo, le vaschette, perché non si sa mai se devo portare qualcosa ai miei, almeno ho le vaschette. Poi ho preso le brioche, questa qua è la novità, con crema pistacchio della Bauli. Boh, proviamo, anche se non è che mi piace tanto il pistacchio. Poi ho preso questo, ancora il ginseng, perché non ho ancora la macchina del caffè, per cui ho preso un'altra confezione di questo. Poi ho preso queste, le focaccelle, sempre per mangiarle al lavoro quando ho la pausa. Altro bauletto, mi sembra 3 o 4 ne ho presi. Poi ho preso questi grissini. Poi due pacchetti di patatine, questi qua, 1 e 2. Poi lui ha preso questi qua, sempre per sono i taralli pugliesi, pomodoro origano, per il lavoro, perché la maggior parte siamo più al lavoro che a casa. E un'altra confezione di pan bauletto. Allora, in teoria vi ho fatto vedere tutto, almeno spero, perché ho controllato, dovrei aver fatto vedere tutto. Totale spesa 2,40,92. Questo è lo scontrino, perché lo scontrino vero è sull'applicazione del telefono dell'S Lunga, per cui lo scontrino praticamente viene fuori da lì. E in più ci hanno dato ancora altri bollini, 13 bollini da prendere i coltelli. Infatti andiamo tra una settimana, che è proprio fine marzo, e prendiamo i coltelli, quelli che abbiamo completato. E niente, scusate se ve l'ho fatta vedere così la spesa, ma in poche parole dovevo fare tante cose e non sono riuscita, perché avevamo tanta spesa.
e due carrelli, per cui faccio vedere qua la foto, però capi, in più con due carrelli, con tanta spesa è difficile. Sembra che questa volta sembra non aver preso tanto, però cioè, ero tutto di corsa, eccetera, per cui andremo ovviamente a un'altra seconda per prendere due o tre cose, perché tanto alla fine la maggior parte ce l'avevamo, e per cui abbiamo preso solo le cose che mangiamo di più. Per cui è un po' scomodo farvela vedere così, e anche per voi di sicuro vederla un po' così, però vabbè, non sempre ve la faccio vedere così, solo quando proprio proprio non riesco, che sono di fretta, per cui non è il massimo, ma vabbè, una suata la spesa nel frigo, in poche parole. E niente, per cui questa è la spesa, non enorme, non la chiamo enorme perché di più abbiamo preso le bibite e tutto il resto, però dobbiamo ritornare ancora per prendere i coltelli e fare un'altra spesa. E niente, per cui per quelli che mi hanno chiesto per come fate, cioè perché fate una volta al mese la spesa e come fa e perché vi dura così tanto. Allora, prima di tutto, noi siamo quasi, allora, in settimana andiamo di più a lavorare praticamente 24 su 24. Per cui mangiamo solo alla sera, a mezzogiorno due o tre cose, come avete visto ogni tanto mi porto qualcosa al lavoro, per cui non è che possiamo mangiare pesante al lavoro perché poi non riesce a lavorare. Per cui calcolate che in settimana mangiamo solo di più alla sera, che facciamo proprio piatti tipo pasta e robe varie. Infatti la pasta non l'ho presa, la carne è praticamente finita, dobbiamo andare ancora a prendere la carne. L'unico forse nel weekend, sabato e domenica, ma neanche, perché la maggior parte, appunto, andiamo quasi sempre a mangiare a casa dei miei, per cui ogni tanto, quasi sempre, le cose ci rimangono, per cui cioè, la maggior parte non è che facciamo fuori tutto tutto. Poi, avendo calcolato ogni minima confezione al giorno, alla fine ti dura un mese. Per cui noi la spesa l'abbiamo fatta a febbraio, se non sbaglio. Adesso siamo a marzo, per cui un mese. Un mese. Per adesso facciamo così, poi piano piano inizieremo a farla due volte al mese. Ma per il motivo, perché abbiamo poco tempo, cioè, con tutte le cose che abbiamo da fare, l'unico giorno che riusciamo ad andare a fare la spesa è il sabato o la domenica. Dipende quello che quello che abbiamo da fare. Per cui già una volta riusciamo. Perché appunto in settimana faccio solo casa e lavoro, ma dalla mattina alla sera arrivo a casa alla sera tardi, e cioè la mia giornata è questa, per quello. Invece la sabato e la domenica, quello che non faccio in settimana, che non riesco a fare, lo faccio il sabato e la domenica, per quello che facciamo una volta al mese la spesa. Però appunto credo dopo un tot di mesi, per adesso facciamo così e poi inizieremo a farla due volte al mese. Ma prima di tutto, perché vabbè, non ve lo posso dire, ma poi lo scoprirete. E niente. Spero che ho detto tutto, spero che vi ho fatto vedere tutto. Tanto tra una settimana vi farò vedere ancora la spesa, perché questo mese facciamo due volte per il semplice fatto dei coltelli, perché ci siamo dimenticati di portare appunto i cosi, poi ci hanno dato altri bullini, per cui che palle. Adesso mi ritocca prendere un'altra cosa con questi bollini, perché tanto riesco, sono 13, per cui. E niente, credo che farò la collezione dei coltelli dell'Esselunga. Detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video.
E niente. Al prossimo video. Ciao.